per la cultura è un giorno veramente di festa. Grazie a un libraio, grazie a un imprenditore appassionato d'arte, Marcello Ciccaglioni, Ovidio Iaco Rossi con la sua azienda, la sua società INAS, che per il gruppo Iaco Rossi si occupa di arte. Abbiamo editori, scrittori, da Michele Mirabella a Giuseppe La Terza, che ho visto faccia torta a qualcuno, a un grande Nino Benvenuti, Nino Benvenuti, ma è bellissimo per il percorso che ognuno di noi fa nella storia, come vedete, dagli anni 60 a oggi. Di solito le librerie si chiudono, oggi siamo felici con l'assessore Marta Leonori, grazie di essere qui, l'assessore al commercio. Si è creata la possibilità di dar vita alla riapertura di questa libreria, che è un pezzo di storia del cuore di Roma, grazie a una collaborazione molto speciale, e direi che non è il caso che ve la dica io. Vi ringrazio, sono Roberto Ippolito, ma do subito la parola a Ovidio Iaco Rossi. L'emozione di Marcello Ciccaglioni, l'ho letta quando nell'intervista al Corriere della Sera ha detto: questo è un miracolo. Allora, perché ha detto un miracolo? Perché lui, come nella parabola del figlio prodigo, aveva perso un figlio dei 15, e questo figlio è tornato alla vita. Non solo è tornato alla vita, ma è tornato più rigoglioso di prima. Allora lui ha festeggiato questo evento, lo festeggia oggi, e lo festeggia anche con un coro di quadri che vogliono gridare il loro alleluia, perché l'evento è un evento particolare, forse unico in Italia. Si tratta comunque, come linea guida di questa iniziativa, di far sì che l'arte contemporanea diventi sempre di più uno strumento di creatività per quanto riguarda le altre discipline. L'arte contemporanea è un'arte di grandissima libertà, e quindi è un'arte che riesce a scuotere le altre discipline. Questa è veramente una buona giornata, una buona notizia. Grazie. Per la città, ma anche per un settore. E Ciccaglioni, sono settimane, mesi che aspettiamo questa riapertura, abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità, ma devo dire che senza la tua determinazione non sarebbe mai stato possibile. Grazie davvero. È una libreria che riapre, è un giorno di festa, porta un giorno di festa, questo è una bella giornata che rinfranca anche personalmente quanti di noi sono passati qui davanti tanti giorni trovando le persiane abbassate. L'Italia ha una grande possibilità, che è investire su se stessa, sul proprio patrimonio, su quei luoghi che via via sono diventati luoghi centrali, importanti, di aggregazione sociale, oltre che di offerta culturale nelle città, che sono le librerie, le piccole librerie, le librerie storiche, quelle che tengono viva una parte di città, e che ogni tanto chiudono in giro per l'Italia. Chiudono perché in Italia si vendono pochi libri, chiudono perché la distribuzione, i nuovi canali di distribuzione, che non sono più soltanto le grandi catene di librerie, ma soprattutto la vendita online, rischiano di togliere degli spazi a dei luoghi che sono importanti, non soltanto perché vendono libri, perché anche online si comprano libri e si vendono libri, ma sono importanti perché sono un luogo di memoria, un luogo di aggregazione, un luogo di incontro. E io in questi 12 mesi, poco più, di ministero, secondo questo riconoscimento del ruolo delle librerie, ho fatto una direttiva alle sovrintendenze in tutta Italia perché censiscano e poi vincolino la destinazione d'uso delle librerie storiche. C'è una norma del codice dei beni culturali poco applicata che consente di vincolare la destinazione d'uso di un bene non per l'importanza storico-artistica degli arredi o dei locali o del palazzo che li ospita, ma per la destinazione d'uso, per ragioni letterarie, dice esattamente la norma. È davvero una gioia enorme, per cui ringrazio davvero il gruppo Ario, ringrazio
Corossi, perché come vedete questa libreria mette insieme diverse cose. Ci sono i libri, ci sono le opere d'arte, ci sono degli oggetti di antiquariato e di design, ci sono libri di antiquariato, davvero c'è la possibilità di venire dentro e trovare insieme al libro tutto quello che completa un percorso, completa un'offerta, ed è un momento molto importante. Quindi mi fa davvero piacere essere qua, complimenti, è davvero una festa e spero che questa festa in Italia ne seguano tante altre come oggi. Parto da questa libreria che si riapre, deve costituire un esempio per tutti gli ebrei italiani, perché questo mestiere è un mestiere straordinario, io lo faccio da 51 anni, no? Mi ha dato moltissimo e ho veramente una passione e gli devo moltissimo. E quindi sono i librai, però se non lo facessi con logica economica e se non creassi delle condizioni, perché questa è un'attività commerciale, questo non potrebbe avvenire. Il miracolo è avvenuto e si riapre questa libreria perché io ho conosciuto Ovidio Iacorossi e perché si sono create delle situazioni, diciamo così, positive in questi 12 mesi. Però se io non avessi conosciuto Ovidio Iacorossi e il suo gruppo Inners, che veramente, voglio dire, sono dei professionisti straordinari, l'ho visto in questi giorni, e questo è il valore aggiunto che noi possiamo immaginare che le librerie possono continuare a esistere, perché noi dobbiamo trovare il valore aggiunto, perché la libreria che vende soltanto il libro cartaceo, punto, e non crea delle condizioni nuove di valori aggiunti, inventandosi delle situazioni in funzione anche della territorialità e della clientela. Così, perché questa libreria è cambiata, non è come quella di 12 mesi fa. Voi se andate in fondo, questa è una libreria che bisogna venire qui per trovare determinate case editrici. E sono in fondo, sono le piccole medie case editrici che non si trovano più nelle altre librerie, nemmeno nelle altre nostre Arion che abbiamo in altri luoghi. Quindi ha una caratterizzazione molto particolare. Ogni due mesi faremo una mostra per la gente che per vedere le mostre e quindi verrà in libreria. E noi dovremo qui dimostrare tutta la nostra capacità, tutta la nostra professionalità, appunto di raccogliere. La libreria può andare avanti, noi dobbiamo andare avanti. Chiuderemo delle librerie che non sono appunto efficienti, ma ne apriamo delle altre con questi presupposti, e creando una sinergia di questo tipo, creando questa professionalità, non otteniamo nulla, andiamo avanti e le librerie d'Italia cresceranno come crescono in Francia, come crescono in Germania. Non possiamo immaginare che questo paese non ha più librerie indipendenti, è una cosa che non è accettabile, e tutti quanti insieme. E naturalmente ieri c'è stato un articolo molto bello di Pierluigi Battista che concludeva comunque, noi ce la mettiamo tutta. Poi sono anche i cittadini romani che dovranno creare le condizioni perché ci frequenteranno e ci danno gli supporti perché possiamo andare avanti. Grazie. Per dire grazie di cuore da parte di tutti i lettori di oggi, ma anche grazie di cuore da tutti i lettori di domani, perché speriamo che siano sempre di più. Grazie.